finalmente arrivato Don Gianni Cesena, il direttore! Lo accogliamo con un applauso! Arriva. Ti lascio il microfono. Ciao. Ben arrivato, non ci siamo neanche salutati. Infatti. Ecco, buonasera allora a tutti, grazie dell'entusiasmo, soprattutto di quelli che non mi conoscono. Ecco. Ciao Padre Piero. Ciao. Padre Piero fa il fotografo. Poi, da quando allora, è arrivato? Tutti quelli che conoscono sono almeno over 30, se non over 40, quindi gli altri abbiamo pazienza. Bene, allora vado perché sono tra quelli over 30. Allora, scusate il ritardo e la capigliatura, ma abbiamo avuto problemi di code inaspettate in questi weekend di viaggio. Poi, a furia di parlare di Papa, Padre Marcello si è così immedesimato che dice: forse il Papa sono io, quindi posso attribuire dei monsignorati, smentisco e quindi ne facciamo a meno, ecco, grazie per adesso. Se poi arriva pago da bere. Terza cosa, allora, qualche settimana fa sono stato invitato nella mia parrocchia dove ho fatto il parroco. In quel periodo di 6 anni sono stato il miglior parroco di quella parrocchia, non ne hanno avuto uno meglio, ma mi hanno invitato per un battesimo, quindi l'attuale parroco, Emanuele non ridere prima, non ho ancora detto, l'attuale parroco mi dice sì, ma guarda, forse è bene che tu faccia la predica, per cui mi accosto, come si dice, al lambone, non so, al leggio. Ho detto, caspita, la situazione è cambiata. Ho detto, ma lo sapete che quando ci siamo visti la prima volta così, non era così, perché quelli che a quell'epoca non erano nati, li vedo qui in prima fila, sono i bambini. Quelli che erano bambini sono diventati giovani. I giovani, i genitori, i nonni, e io appartengo a quest'ultima categoria. Marcello, tu sei nei bisnonni a questo punto, perché la distanza tra me e te è stratosferica. Ecco, quindi mi chiedo che cosa ci sta a fare uno come me qui dentro. La prima cosa che voglio dirvi è che su questo incontro missio, attraverso tutte le sue possibilità meravigliose, radunando insieme gli istituti, radunando insieme chi lavora con i giovani, radunando insieme i missionari e anche altri, ci ha lavorato davvero tanto. Io li ho visti, passavano nei corridoi, sudavano, si davano da fare, e il colpo d'occhio di questa sera, soprattutto arrivando dopo 8 ore di macchina, è fantastico. Quindi grazie a tutti voi per la vostra partecipazione su quello che è stato e su quello che sarà, cioè l'itinerario da discepoli a testimoni sulla scorta di Pietro. Conviene che prima lo facciamo, perché può darsi che qualcuno l'abbia fatto prima di noi, però è la prima volta che ci mettiamo in cordata su questa strada, almeno noi che siamo qui. Solo alla fine, quando saremo in cima, guarderemo la strada percorsa e potremo dire qualche cosa, quali sono stati gli angoli panoramici, i momenti di fatica della salita verso questa montagna e anche poi il panorama finale. L'altro ieri ero a Catania, c'era qualche sbuffo di ciao Vittorio, non t'avevo, avevo visto Alberto là che è sopravvissuto alla mia macchina rotta, una settimana dal meccanico, e invece Vittorio non t'avevo visto, ciao, scusate, faccio come chi è quello lì, Bruno Vespa, no, non faccio come lui. Quindi quando saremo in cima sarà un po' compito, penso, di Marcello, di Alex e mio, anche di fare un po' memoria di questa cosa. Adesso bisogna buttarsi. Ciao Gianni, ti vedo adesso. Bisogna, Gianni quello di sinistra, quello di destra l'ho già salutato. Bisogna buttarsi in questa avventura e credo che saremo noi quelli che si mettono nell'attitudine di imparare, di essere istruiti, perché ne abbiamo un po' bisogno. Abbiamo, quelli della mia età hanno già una concezione del mondo abbastanza definita e abbastanza rigida. Se facciamo un bagno di gioventù non è per sentirci atletici come voi, vedete la mia silhouette dimostra il contrario, ma è per essere mentalmente preparati a vivere il futuro, non come quelli che stanno in punta e che tirano il carro, ma come quelli che si danno la mano e che camminano insieme. Ciao, bella, grazie. Grazie Gianni, arriviamo.